una curiosità su suo padre, visto comunque che ha lavorato in un ambiente totalmente maschile, cioè fino a quegli anni erano tutti registi maschili. Come ha reagito nel momento in cui lei ha detto voglio provarci, voglio. Intanto ieri eravamo 7 anni che è morto, dunque l'abbiamo molto pensato tutte le sorelle. È stato vaccinato per aver avuto 4 femmine e hanno inseguito penso il maschio come tutti, però poi lui era molto felice di queste femmine. E mio padre in rapporto con le figlie è stato molto libero, cioè lui è stato libero però anche a suo modo, maschilista come tutti gli uomini della sua generazione. Lui voleva che noi avessimo un futuro autonomo dagli uomini, cioè che potessimo decidere della nostra vita, e questo era grande, perché non è che tutti i padri erano così, però era un emancipazionista totale, cioè lui diceva, forse era anche geloso degli uomini, io penso un po' che ci volevano in qualche modo o sposare o portare via di casa, però questa cosa a noi ci è arrivata, cioè l'idea che il lavoro per le donne è fondamentale, perché tutti abbiamo lavorato. Abbiamo messo al primo posto il lavoro. La parte invece che era femminile proprio di relazione, la parte artistica, l'espressione del mondo delle donne, con tutto che appunto le amava molto, però era ancora un uomo della sua generazione, dunque non, cioè ci si avvicinava cercando, non, però mi ricordo una cosa, adesso mi viene in mente una cosa bellissima dell'ingorgo. Nell'ingorgo c'è uno stupro, c'è una ragazza stuprata e lui decise di non filmare mai niente di quello che avveniva nel pulmino perché diceva che non si doveva mai far vedere al cinema quella cosa perché quella cosa gli avrebbe segnato nella fantasia di violenza molti uomini. E dunque in realtà la racconta da fuori che è terribile perché tu senti ma non vedi, senti che c'è qualcosa. E dunque anche lui si poneva tutto il problema della violenza, si poneva artisticamente il problema del rapporto di violenza tra l'uomo e la donna, questo ce l'aveva molto forte, però cercava perché, però era anche maschilista perché mia madre non gli ha permesso di lavorare, perché mia madre ha fatto i costumi di Incompreso e non gli ha messo il nome tra i titoli. Dunque è bello che sono uomini di quella generazione con le contraddizioni della generazione, ma io lo amo molto comunque.